Affidiamo il nostro fratello e padre Don Walter all'intercessione di Maria, perché lo accolga nel regno dei beati e lo ricompensi per il bene compiuto. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, nel primo mistero della gioia contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. Don Walter è stato portatore di annunci di pace e di vita per tutti noi. Maria possa accoglierlo e intercedere per lui presso il Padre, di cui egli è stato testimone e presenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Nel secondo mistero della gioia contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta. La premura, l'attenzione di Maria per i bisogni concreti della cugina è segno, presenza e fondamento della cura, dell'attenzione verso chi ha bisogno, chi è povero, che Don Walter ha sempre vissuto nella sua vita. Maria riconosca nel nostro fratello e padre Walter questo tratto di attenzione, carità e misericordia e interceda per lui presso il Padre di cui egli è stato presenza.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel terzo mistero contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme di Giudea. Nel bambino di Betlemme si manifesta al mondo la gloria di Dio. Maria, che ha custodito e donato al mondo colui che del mondo è il Salvatore, possa riconoscere nel nostro fratello e padre Walter la cura, la passione per ciò che è bello e manifesta al mondo la bellezza di Dio, e riconoscendo questo tratto possa intercedere per lui presso il Padre di cui Don Walter è stato testimone e presenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. Nel quarto mistero contempliamo la presentazione di Gesù al Tempio. Don Walter è stato maestro di preghiera, che ha vissuto nella sua vita la preghiera rivolta al Signore per intercedere e che ha insegnato a tanti di noi a pregare ogni giorno rivolgendosi al Padre. Maria, che ha presentato Gesù alla casa del Padre, possa riconoscere nel nostro fratello e padre Walter questo tratto del suo volto e intercedere per lui presso il Padre, di cui Don Walter è stato testimone e presenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. In questo mistero contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Don Walter è stata persona che nella sua vita ha custodito la passione, la cura per l'intelligenza, per lo studio, per la comprensione del mondo e delle cose che ci circondano. Maria, che ha visto in Gesù la sapienza che parla al mondo intero, possa riconoscere nel nostro fratello e padre Walter questo tratto e intercedere per lui presso il Padre, di cui Don Walter è stato testimone e presenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona e splenda a lui la luce perpetua. Posa in pace. Salve Regina, Madre misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre, implorando il dono dell'indulgenza per il nostro fratello e padre Walter. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo donagli, o Signore. E splenda a lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi.
vestiti a festa, presto arriverà e sarà giorno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. E con il tuo spirito. Sedete. All'inizio di questa liturgia di saluto cristiano a Don Walter Larghi, voglio dare lettura innanzitutto del messaggio che Sua Eccellenza l'Arcivescovo Monsignor Mario Delpini ci ha inviato per questa liturgia. Milano, 17 gennaio 2022. Desidero condividere la preghiera di suffragio e di riconoscenza di coloro che hanno conosciuto, amato, stimato Don Walter Larghi. Ha vissuto il suo ministero offrendo il servizio della presenza. Là dove il Vescovo lo ha mandato, è stato presenza, senza cercare né il clamore né l'apparenza, senza note ambiziose da raggiungere o risultati da esibire, presente per celebrare, per accogliere, per ascoltare e per servire, presente per pensare, per incoraggiare, per interpretare il Vangelo con originalità e affetto. Presente per accompagnare le famiglie, le persone e dare il meglio di sé. Sta ora alla presenza di Dio per condividere la pienezza della gioia. Mandi per tutti qualche briciola di gioia, mentre noi lo ricordiamo e preghiamo per lui. Sua Eccellenza Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo. E questa liturgia cristiana inizia con due gesti importanti. Aspergeremo il corpo di Don Walter come ricordo della sua e nostra vocazione battesimale. E poi incenseremo questo corpo come segno di purificazione dalle colpe, come segno di onore a questo corpo che ha servito la Chiesa e anche come segno di preghiera, di suffragio che sale al cielo per lui come nube d'incenso. Ci alziamo. Preghiamo.
Esaudisci benevolo, o Padre, le preghiere che ti rivolgiamo, nel ricordo e nel rimpianto del tuo servo Don Walter, che fu sacerdote della tua Chiesa, per la fedeltà con la quale ha servito al tuo nome, fa che viva in eterno nella beata comunità dei tuoi santi. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nella unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Leggi nel nome del Signore. Dalla passione del nostro Signore Gesù Cristo secondo Luca. Venne il giorno degli azimi, nel quale si doveva immolare la vittima di Pasqua. Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: «Andate e preparate per noi la Pasqua, perché possiamo mangiare». Gli chiesero: «Dove vuoi che la prepariamo?» Ed egli rispose: «Appena entrati in città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà e direte al padrone di casa: «Il maestro dice: dov'è la stanza in cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli?» Egli vi mostrerà una sala al piano superiore, grande e addobbata. Là preparate». Essi andarono e trovarono tutto come aveva detto loro, e prepararono la Pasqua. Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse: «Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, perché vi dico, non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio». E preso un calice, rese grazie e disse: «Prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non venga il regno di Dio». Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, che viene versato per voi». Sorse anche una discussione di chi di loro poteva essere considerato il più grande. Egli disse: «I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Per voi però non sia così, ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo, e chi governa come colui che serve. Infatti, chi è più grande, chi sta a tavola o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno, come il Padre l'ha preparato per me, perché possiate mangiare e bere alla mia mensa nel mio regno, e siederete in trono a giudicare le 12 tribù di Israele». Parola del Signore.
Benedicimi, Padre. Dalla passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, imbevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. E Gesù, emesso un alto grido, spirò. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. La terra si scosse, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. Parola del Signore. Benedicimi Padre. Il Signore sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, che tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete non resteranno rimessi». Parola del Signore.
Oltre che essere un prete della mia zona pastorale, dove Walter Larghi mi era diventato amico. E quindi il mio essere qui oggi non è soltanto una cosa d'ufficio, ma è anche legata a un affetto personale. Soprattutto perché nelle mie ultime visite mi chiedeva anche di confessarlo, cosa che normalmente a un superiore, tra virgolette, non si chiede. E la cosa bella è che dopo, quando gli ho dato l'assoluzione, così è stato per qualche volta, l'assoluzione gliela chiedevo anch'io, gli chiedevo di confessare anche me. Ho in mente la sua telefonata di quasi un anno e mezzo fa, quando ho saputo che diventavo vescovo, ero già suo vicario episcopale, e mi ricordo davvero la gioia con cui diceva: che bello, ti hanno fatto vescovo, ti voglio bene, prego per te ogni giorno. E io sono certo che lo faceva, come sono certo che continuerà a farlo. La vicenda di Don Luigi Walter, anche se chiamarlo Don Luigi non penso che si voltasse nemmeno. La vicenda di Don Walter da prete è iniziata... lui era originario di Milano, del Buon Consiglio, la Bovisa, e vantava sempre le sue origini cittadine milanesi, che secondo lui gli avevano dato una mentalità un po' più aperta. Sapete, i milanesi sono un po' baiuscia. E poi ha cominciato a fare il prete a Milano, a Santissimo Nome di Maria. E poi, ed era giusto fare il funerale qui, 23 anni, parroco qui alla Sacra Famiglia di Magenta, dove aveva ancora amici, contatti, cure mediche di qualche amico, amica che ha continuato a seguirlo negli anni e che ringrazio davvero di cuore. Case e porte aperte per lui nei momenti di fatica e poi a bollate, e ringrazio Don Maurizio che qui presente, insieme a tutti i preti di Magenta che sono qui con i compagni del 65, qualcuno, gli amici preti qui del decanato e che hanno avuto rapporti con lui, che ha voluto essere presenti a bollate, dando una mano al quartiere di San Giuseppe, periferia tosta. E poi a Buffalo Raticino, grazie all'accoglienza dei preti, delle suore, che ringrazio, di quella comunità. Ringrazio te, Don Riccardo, per le cure premurose, per come ti sei davvero dato da fare per Don Walter, fino ad essere là in ospedale con lui all'ultimo istante. E dentro la vicenda di Don Walter c'è la vicenda della parola che abbiamo ascoltato. Farei un torto a lui se non partissi da qui. Quando si fa un funerale a un prete, avete visto, si leggono tre brani del Vangelo. Non c'è una lettura dell'Antico, la lettera di Paolo, no. La passione. Perché? Perché come ci ha ricordato anche il nostro arcivescovo, Don Walter, come ogni prete, è uomo della Pasqua di Cristo. Se dovessi dire per Don Walter, ma potrei dirlo per tutti quelli che vedete sull'altare in questo momento, perché uno diventa prete? Perché vuole condividere l'onnipotenza di Dio. E non pensiate che questo sia un sogno di grandiosità, perché l'onnipotenza del Dio cristiano non è fare tutto quello che ho voglia, come spesso interpretiamo anche noi nella preghiera, quando gli diciamo: Signore, fammi questo, Signore, dammi quest'altro. Dio rivela la pienezza del suo volto in Cristo Gesù quando Cristo dice: io sono il Maestro, ebbene,
Io sto in mezzo a voi come colui che serve. Il potere regale di Cristo è nel servizio. Io sto in mezzo a voi e sono Signore e Dio perché allargo le braccia gridando sul duro legno della croce, coerente fino alla fine della vita come l'è stato all'inizio, allargando le braccia sul duro legno della mangiatoia di Betlemme, così allargo le braccia sul duro legno della croce a Gerusalemme. Questo è il mio potere. Amarvi fino a gridarvelo in faccia, trasformando la morte in forma di amore. E questo amore è così forte che la morte non riesce a trattenerlo. La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. È risorto. Don Walter, come i preti che vedete sull'altare, come mi auguro qualcuno dei giovani che è qui senta dentro l'ardore, come sentiva Don Walter e i preti che sono sull'altare, senta l'ardore di diventare onnipotente come Gesù, di poter tutto nell'amore. Questa è l'onnipotenza di Cristo, di potere tutto perché si serve gli altri, di potere tutto perché in contrasto con un pensiero che sta diventando per la maggiore oggi in tempo di pandemia, ma anche in tempo di referendum sull'eutanasia eccetera, quando la gente comincia a dire: io sono il padrone della mia vita, il corpo è mio, faccio quello che voglio, decido io quando accendermi e spegnermi. Don Walter e i preti che sono sull'altare invece sono quelli che ricordano agli uomini: guarda che tu non sei padrone di un bel niente. Non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Non puoi aggiungere neanche un'ora alla tua vita. L'ha detto Gesù. E io prete divento, ci direbbe Don Walter, così innamorato di Cristo da diventare folle per lui e da svuotare tutto me stesso. Anche in maniera folle e scriteriata, come spesso ha fatto Don Walter, per i poveri. Mi diceva spesso che quell'esperienza che ha fatto da assistente ai Martinit e alle Stelline, gli orfani e le orfane di Milano, da cui sono venuti fuori anche personaggi importanti per l'imprenditoria, per il commercio in Italia. Quell'esperienza, secondo me, lui la esaltava, ma secondo me l'ha segnato in maniera spaventosa. Un amore per chi è sfortunato, un amore per chi è povero, che a volte l'ha portato anche, scusate, a sbagliare, ma sempre per eccesso, mai per difetto. Sempre perché si è spremuto, mai perché si è contenuto per i poveri. Così anche prete del 65 scherzava sul fatto che quando lui diventava prete io nascevo l'anno dopo. E mi diceva: vedi Luca, fai innamorare ancora i preti del concilio. Non archiviatelo. Quella primavera che abbiamo vissuto è il magistero della Chiesa. Sì, Don Walter, ci daremo da fare per questo. Perché non si abbia nostalgie sterili del passato, di una Chiesa che non c'è più, ma di una Chiesa che è ancora unita, libera e lieta, ancora la sua presenza nel mondo, che non cerca logiche di potere, non va a braccetto con i forti, ma è libera di annunciare il Vangelo. È unita perché si stringe a Cristo. È lieta perché ha l'unica speranza da dare a questo mondo, la vita eterna. Ecco, Don Walter ha vissuto così. Io conservo un libro che mi ha regalato quando abbiamo condiviso le nostre passioni letterarie. Sì, Don Walter era anche colto, leggeva molto, ultimamente ancora di più. Soprattutto abbiamo in comune un autore
che definisco meraviglioso per i libri che ha scritto sul prete, Bruce Marshall, e lui mi ha consegnato un libro che dice quello che diceva anche l'arcivescovo all'inizio, il messaggio finale del suo essere prete. Questo libro di Pronzato raccoglieva tanti scritti su questo tema, il prete e la gioia. Perché vedete, se voi incontrate un prete, sì, ne ammirate la sua erudizione teologica, siete confortati dalla sua spiritualità. Se poi è un bravo oratore, siete contenti di sentirlo predicare. Ma scusate, un prete contento riempie di gioia i suoi fedeli. E allora vorrei che davvero la gioia che finalmente diventa pienezza, contemplazione del volto di Dio, che ora Don Walter sta gustando, la doni anche a noi con la sua benedizione. Il giorno del battesimo di Don Walter sono stati invocati i santi perché potessero accompagnarlo nel cammino della vita. Il giorno della sua ordinazione con i suoi compagni del 65 era sdraiato sull'altare del Duomo ad invocare i santi perché potessero accompagnare lui e i suoi compagni nel loro cammino presbiterale di servizio alla Chiesa. Ora invochiamo ancora questi santi perché lo accolgano festosi in paradiso. Signore, abbi pietà. Signore, abbi pietà. O Cristo, liberaci. O Salvatore, liberaci. Santa Maria, intercedi per lui. San Michele, intercedi per lui. San Giovanni, intercedi per lui. San Giuseppe, intercedi per lui. San Pietro, intercedi per lui. San Paolo, intercedi per lui. Sant'Andrea, intercedi per lui. Santo Stefano, intercedi per lui. San Protaso, intercedi per lui. San Gervaso, intercedi per lui. Santa Tecla, intercedi per lui. Santa Agnese, intercedi per lui. San Luigi, intercedi per lui. San Walter, intercedi per lui. San Martino, intercedi per lui. San Galdino, intercedi per lui. Sant'Ambrogio, intercedi per lui. Santi tutti, intercedete per lui. Perdona, o Cristo, tutte le sue colpe. Ascolta la nostra voce. Ricorda, o Cristo, il bene da lui compiuto. Ascolta la nostra voce. Ricevilo, o Cristo, nella vita eterna. Ascolta la nostra voce. Conforta, o Cristo, i tuoi fratelli in pianto.
ascolta la nostra voce. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Concedi, o Dio, al tuo sacerdote Don Walter il riposo della beatitudine eterna e fa che meritiamo di ritrovarci insieme presso di te nella gioia celeste, noi che nella tristezza terrena eleviamo per lui la nostra preghiera, per Cristo nostro Signore. Amen. Ci scambiamo il dono della pace. Padre clementissimo, accogli questo pane, diventi corpo di Cristo, tuo figlio. Amen. Padre clementissimo, accogli questo vino, diventi sangue di Cristo, tuo figlio. Amen. Umili e pentiti, accogli il Signore. Ci alziamo. Padre potente e buono, per questo santo sacrificio, concedi al tuo servo Don Walter di contemplare nell'eterno gaudio il mistero di salvezza che egli ha fedelmente annunciato e servito sulla terra. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre, qui in ogni luogo, a te Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per il Cristo, il Signore nostro. Noi osiamo sperare che sia conforme alla tua bontà e sapienza assegnare in cielo un posto di singolare splendore a coloro che in terra hai chiamato alla guida della tua Chiesa. Perciò è nostro vivo desiderio che il tuo servo, Don Walter, venga annoverato nel Regno Celeste, tra i sacerdoti santi, e possa raggiungere la ricompensa di coloro con i quali ha condiviso fedelmente le fatiche della stessa missione. E noi, uniti a tutte le creature, beate, con voce unanime, innalziamo a te, o Padre, l'inno della lode perenne.
Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore. In unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, il Vescovo Luca che presiede questa celebrazione, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche del nostro fratello Don Walter, che oggi hai chiamato a te da questa vita. E come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua resurrezione. Ricordati anche nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, Sant'Antonio Abate, Santa Gianna, San Paolo VI e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, ed in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, dona le unità, pace, secondo la tua volontà, tu che vivi, regni nei secoli dei secoli. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per il momento nella comunione faremo così, che nelle condizioni di ricevere l'Eucaristia, qui in chiesa, all'interno della chiesa, rimane al posto, in piedi, passeremo noi sacerdoti, mentre chi è all'esterno e desidera fare la comunione, verranno due sacerdoti all'esterno, e invece chi è all'esterno si muoverà verso i sacerdoti, avendo l'attenzione di mantenere un po' la distanza
da chi precede e chi segue. Thank you.
Preghiamo. O Dio di misericordia, che ci hai nutrito alla mensa di grazia, accogli in cielo, nell'aperta contemplazione della tua verità, Don Walter, che fu qui in terra per tuo volere, dispensatore fedele dei tuoi sacramenti, per Cristo nostro Signore. Amen. Ci sediamo. Alcuni sacerdoti hanno comunicato l'impossibilità di essere qui presenti per altri impegni, come altri funerali in contemporanea. E però mandano il loro desiderio di essere profondamente uniti a tutti noi presenti in questa celebrazione. Sono sacerdoti che hanno conosciuto Don Walter, oppure che hanno conosciuto questa comunità, oppure sono passati da questa comunità ad Magenta come diaconi e ora sono sacerdoti come alcuni dei presenti qui sull'altare. Ma c'è uno scritto di Don Mario Magnaghi, parroco, quando Don Walter è arrivato, parroco in San Martino, quando Don Walter è arrivato in Sacra Famiglia e ha inviato questo scritto. Sono rimasto dolorosamente colpito dalla notizia della morte di Don Walter. Ci eravamo trovati a Magenta nel 2005, lui da molti anni alla parrocchia oltre la stazione. Io ne ho arrivato a San Martino. Ma subito vivemmo una condivisione fraterna del ministero, cercando di garantire la necessaria cura spirituale alla nostra gente. Era bello condividere con lui l'impegno pastorale. Ricordo una frase che riportava nel valutare insieme il nostro lavoro a servizio della comunità. L'aveva sentita dal Cardinal Martini in una visita qui. E gli altri, cioè quelli che non riusciamo a raggiungere, era il desiderio che nessuno fosse privato della gioia di accogliere la buona notizia, il Vangelo. Esprimeva così un'ansia apostolica che lui ho sempre sentito presente e viva. Al pastore che è anche la porta che ci fa entrare nella vita, desidero oggi affidarlo in unione con voi, carissimi della Sacra Famiglia. Mi spiace che la gamba è ingessata, mi costringa a letto e mi impedisca di condividere con voi in presenza a questo momento. Però sappiamo che il legame che c'è tra noi è reale, anche se impossibilitato a manifestarsi fisicamente. Grazie al Signore risorto, grazie a Don Walter che ne condivide la gloria, ai cari confratelli presenti e a voi tutti. Insieme ne partecipiamo la vita. E poi ringrazio anch'io, successore di Don Walter qui nella Chiesa di Sacra Famiglia, per la vostra presenza, vostra e di coloro che sono qui sul presbiterio. È la prima volta che Don Walter ritorna in questa chiesa in una celebrazione dopo il suo saluto a questa comunità. Anche se ho insistito qualche volta, non ha mai accettato. Al massimo è arrivato fino nel parcheggio, qua, ma dentro in una celebrazione no. Oggi invece ci ha regalato questa presenza, ma anche questo messaggio che abbiamo condiviso, ascoltando la parola di Dio, pregando insieme, ascoltando la parola del Vescovo, anche unendoci nella preghiera. E questo è un grande dono che ci fa Don Walter. Vi confido che ho
come questa sensazione in questi giorni, che come una crosta che si è rotta, una crosta del terreno, e il fuoco che c'è sotto, il calore è riemerso. Ascoltare tanti ricordi, il desiderio di molti di voi, e tantissimi non l'hanno fatto, di raccontare un episodio, una situazione riguardante il rapporto con Dolvarter o comunque la vita di comunità al suo tempo. Vedere la commozione di molti oggi e nei giorni passati. È come se si sia un po' rotto qualcosa che ha impedito, e questa è un po' la mia lettura, in questi anni di essere capaci di raccontare anche le confidenze. Anche questo è un dono prezioso che Don Walter ci fa quest'oggi e che ci permette di vivere l'esperienza dell'essere chiesa, dell'essere comunità. Con quella gentilezza, con quella pacatezza che ha segnato anche il suo modo di essere prete. Grazie a ciascuno di voi, grazie ai confratelli qui presenti, grazie a Don Luca, riporta il nostro graziamento anche al nostro arcivescovo e continuiamo a camminare insieme nella fede nel Signore Gesù. Ringrazio anche le autorità qui presenti e tutti coloro che hanno voluto in qualche modo dare il segno della propria partecipazione. Concludiamo questa celebrazione con la benedizione che invochiamo su di noi, ma la invochiamo innanzitutto da Don Walter dal cielo. Ci benedica, ci accompagni, ci protegga con la sua preghiera, la sua intercessione. Anch'io mi unisco ai ringraziamenti tuoi, Don Davide, che ringrazio, signor Prevosto, decano, ho già citato, parroco di Bollate, di Boffalora, i preti di Boffalora che ringrazio con le suore per la loro vicinanza e la loro cura. Un abbraccio ai parenti che ho salutato anche prima, all'amico Giuseppe che gli è stato vicino accudendolo in questo periodo. Ringrazio anch'io le signore sindaco di Boffalora e Magenta, questa amicizia civile che ci dice il buon rapporto che ci deve essere tra chi fa il bene e lo fa bene per la propria comunità, civile o ecclesiale che sia. Ringrazio i confratelli presenti e soprattutto ringrazio voi per questa testimonianza silenziosa, orante. Ringrazio soprattutto quelli che sono rimasti fuori. Prenderà anche il freddo, ma ho visto il loro affetto e il loro attaccamento per questa comunità, per Don Walter, e li ho visti durante la comunione e sono tantissimi anche fuori. Questa benedizione raggiunga tutti. Il Signore sia con voi. Dimenticavo di ringraziare anche chi ha cantato per noi con tanta passione, chi ha servito l'altare, che sono tornati sull'altare. Erano i chierichetti di Don Walter che insieme ai chierichetti di adesso hanno voluto rendersi presenti. Questo è un gesto meraviglioso, grazie. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Chi ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace. E domenica.